Oggi vi racconto di Glaston. È un capibara, disse Guido. Un capi che? Vi chiederete voi. Capibara è una parola sudamericana, perché è lì che vivono i capibara, in Sud America, che è molto lontano da noi. Glaston, a vederlo bene, sembra un castoro troppo cresciuto, ma senza la coda, con le zampe da maiale e il pelo più lungo e più rado. Guido mi ha detto che mangia soprattutto mais, patate e verdure, ma gli piace anche tanto sgranocchiare la canna da zucchero. Guido e Adele lo accudiscono come se fosse un cane, addirittura come se fosse un bambino. Dopo aver sguazzato nel laghetto vicino casa, gli fanno il bagno nella vasca e poi lo asciugano con un grande asciugamano giallo. Ogni tanto chiedono a Glaston un bacino e il capibara si avvicina strofinando il suo muso su Guido e Adele. Quando ho chiesto a Adele da che parte del Sud America provenisse Glaston, Adele si è messa a ridere e mi ha detto: ma no, Glaston non è sudamericano, è inglese. A quel punto avevo le idee un po' confuse. Adele decise di chiarirmele, raccontandomi tutta la storia, che in realtà sono due. Estrasse dal librone dei viaggi una fotografia in bianco e nero che raffigurava due ragazzi negli anni 70. Erano Guido e Adele in Inghilterra. Infatti, Guido e Adele negli anni 70 hanno fatto un viaggio in Inghilterra, ma avendo pochi soldi, avevano deciso di viaggiare facendo l'autostop e portandosi dietro una tenda. Un giorno, mentre camminavano su una strada di campagna, si fermò un'automobile. A guidarla c'era Hedwig, un giovane inglese, che si offrì di dar loro un passaggio. Accanto a lui c'era sua moglie, Joan, una ragazza molto simpatica, che dopo aver chiacchierato un pochino con Guido e Adele, gli offrì di piantare la loro tenda nella fattoria. La loro fattoria si trovava a pochi passi dalla cittadina di Glastonbury ed era un posto bellissimo, pieno di animali, di piante, di campagna, di prati, e Guido e Adele furono felicissimi di accettare. La sera, quando si trovarono tutti e quattro davanti al caminetto, Joan decise di raccontargli la storia della cittadina di Glastonbury. Era una cittadina molto particolare, perché pare che fosse proprio quello il luogo dove fu sepolto Re Artù e la regina Ginevra. Ma la storia che interessò maggiormente i Cantalamappa fu quella dello zodiaco di Glastonbury. Se prendi una mappa delle campagne vicine a Glastonbury e con una matita unisci dei fiumi, delle vecchie strade, dei villaggi, ecco che puoi ottenere il disegno delle 12 costellazioni dello zodiaco, disposte in cerchio. E fuori dal cerchio puoi disegnare un'altra figura, quella di un cane, che è lì per sorvegliare il ciclo delle stagioni e per impedire che venga interrotto lo scorrere dei mesi. E dalla mappa di Joan questa cosa si vedeva benissimo. E fu proprio per questo che decisero di regalare la mappa ai Cantalamappa. E infatti è conservata nel loro librone dei viaggi. Qualche anno dopo, Guido e Adele decisero di tornare in Inghilterra. Questa volta non fecero l'autostop, ma portarono comunque la tenda e decisero di piantarla nella vecchia fattoria abbandonata di Hedwig e Joan. Quella sera, mentre stavano preparando la cena, si fermò un uomo in bicicletta per metterli in guardia contro il cane di Glastonbury. Quale? Quello dello zodiaco? Domandò Adele. No, l'uomo intendeva un cane vero, un randaggio, che sembrava avesse morsicato dei villeggiatori. Alcuni lo descrivevano come un cane docile, mite, altri invece come un grande cane con gli occhi assetati di sangue. Per questo non dobbiamo stupirci quando quella sera Guido Adele, a sentire il rumore di zampe che frugavano sulla terra, si spaventarono e si preoccuparono. Infatti Adele fece appena in tempo ad aprire gli occhi che vide una testa di animale spuntare dalla zippe della loro tenda. Ma quella che vide non fu un muso di un cane assetato di sangue, ma un testone buffo, quadrato, con delle orecchie piccole. Ebbene sì, era proprio il capibara che si piazzò dentro la tenda con Guido e Adele. Ecco, che cosa ci facesse un capibara nelle campagne inglesi non lo seppero mai, ma decisero di tenerselo. Adele scelse il nome, Glaston, in onore del cane di Glastonbury. Quando ha finito di raccontarmi la storia, ha ripreso la mappa di Joan e mi ha fatto vedere che, unendo altri punti, strade e fiumi, la figura del cane si può modificare. Ed ecco, di fronte a me, il profilo di Glaston!
vostro Glaston? Avete mai avuto un animale immaginario? Ecco, la prova di oggi consiste proprio nel crearne uno. Come? Attraverso la tecnica del collage. Quello che vi serve sono delle forbici, della colla, un foglio bianco e una bella scorta di riviste, libri, vecchi giornali, vecchi fumetti, da cui ritagliare delle immagini. La prima cosa che dovete ritagliare è l'immagine di un animale che vi piace. Un cane, un gatto, un elefante, quello che volete. E una serie di oggetti che vi piacerebbe vedere indossati dal vostro animale. Adesso prendete il foglio bianco e incollateci l'immagine dell'animale e tutti gli oggetti che vi piacerebbe vedere assemblati insieme. Noi abbiamo fatto questo. Ci piacerebbe molto vedere il vostro. Potete inviarcelo o sui nostri profili social oppure via mail. Siete pronti? Cominciate!